studio9tv.com. Padre Fernando Maddalena è venuto a mancare immaturamente ed inaspettatamente all'età di 62 anni domenica 18 dicembre. Dopo aver subito un intervento chirurgico, le condizioni di salute di Padre Fernando sono precipitate, per cui i medici sono intervenuti provocandogli un coma farmacologico, ma uno shock settico ne ha compromesso ogni possibilità di ripresa, risultandogli infine letale. Una tragica notizia che ha lasciato senza parole anche noi di Lucera, che l'abbiamo avuto come direttore dell'Opera San Giuseppe dal 2007 al 2013, quando poi fu trasferito a Foggia, anche questa volta come direttore, ma dell'Opera San Michele. Signore Fernando è stato segno di speranza e di luce. Ha realizzato un progetto di salvezza. Ora sta in te. Abbiamo un debito di amore verso di lui. Lo vogliamo portare in noi, ma anche egli ha un debito di amore verso di noi, perché la sua intercessione celeste possa sostenere la fatica, le lacrime e le gioie dell'intera famiglia giuseppina. Così Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia Bovino. Presente il Superiore Provinciale per l'Italia dei Giuseppini del Murialdo, padre Lorenzo Sibona, che ne ha tracciato un profilo molto dettagliato, esprimendone caratteristiche e qualità. Nel nostro cuore c'è tanta tristezza perché ci hai lasciato così presto e così repentinamente. Guardaci dal cielo con quel sorriso pieno e generoso di cui ci hai sempre fatto dono. Aiutaci a spendere bene la nostra vita al servizio di Dio e dei giovani, specialmente poveri. Chiedi per noi, al Padre buono, il dono di una umiltà fedele e coraggiosa, di una carità semplice, di una speranza incrollabile. Studio 9 TV di Padre Fernando Maddalena ha seguito le iniziative intraprese a Lucera, che lo hanno reso anche da noi un sacerdote amato e ascoltato, capace di mettersi al fianco di tutti e in particolare dei giovani più poveri e deboli. Non si può raccontare tutto il bene che ha seminato, ma certo ha riconciliato famiglie, ha dato fiducia ai piccoli e ai giovani, ha liberato l'oppressione dei deboli, ha sostenuto i malati e i sofferenti. Eccovi un tratto dell'intervista che ci ha rilasciato al suo arrivo a Lucera nel 2007. Mi è costato lasciare dove stavo, però dopo, quando ho saputo la destinazione, il cuore si è risollevato un pochettino, quindi almeno quello. E poi ho la vicinanza della mia Foggia, quindi mi sento in terra mia, e allora vuol dire che mi dovrò impegnare ancora di più proprio perché è terra mia. Probabilmente il pensiero, i sentimenti e le parole che costituivano l'asse portante del suo modo di essere e del suo apostolato ce li ha insegnati l'intervista di saluto da Lucera che padre Fernando ha fatto ai nostri microfoni nel 2013. Sono trascorsi 6 anni, noi come religiosi sapete che abbiamo delle scadenze, soprattutto chi ha un ruolo direttore parroco. È arrivato il momento della mia scadenza come volontà del Signore, l'ho accettata con serenità, anche perché mi ha fatto un altro grande dono, quello di avermi trasferito a Foggia come direttore sempre, e speriamo di cominciare anche là una bella avventura. Già nel saluto e nell'omeria di questa sera in chiesa
ho ringraziato tutte le persone, soprattutto per l'affetto, per l'amicizia, per la collaborazione e anche la testimonianza. Davvero in questi momenti ho sperimentato la presenza di Dio nelle persone, nell'opera, i tanti giovani che hanno riaffollato questa comunità, questo luogo così caro a tutti i lucerini, i ragazzi di Casa Famiglia, il Diurno, tutti i gruppi e tutte le associazioni. Sicuramente sono tutte cose che mi porto con me, che sono entrate nella mia vita e resteranno nella mia vita. Lascio una nuova comunità, lascio l'opera dove ci ho speso tanto, non tanto a livello solo economico, ma di tempo, di dedizione. Deve ancora essere perfezionata e migliorata questa nostra opera per essere sempre più accogliente e disponibile verso i ragazzi, soprattutto quelli più bisognosi. Con questo vi abbraccio tutti, grazie per tutto quello che mi avete dato e vi auguro di continuare nel cammino che Cristo indicherà per ciascuno di noi per avere il meglio per sé e per gli altri. Dopo la Santa Messa, il coro Muriato ha reso l'ultimo omaggio al Giuseppino, che ha poi salutato i suoi giovani e i suoi amici nel cortile dell'Opera San Michele, luogo del suo impegno e del suo cuore. Ciao Padre Fernando e grazie. Lascia che ti diciamo buon Natale, perché oggi hai incontrato colui che viene dal Padre per stare sempre con noi e per noi. Amen.